cominciare questa video intervista partendo un attimo dalla contestualizzazione geografica e storica degli eventi che andiamo a narrare. Allora, innanzitutto dici subito esattamente il luogo e il periodo di cui ci apprestiamo appunto a parlare. Ma io ricordo dal 43, ero bambina allora, abitavo nella zona della borgata di Airas, a Bagnolo, e quindi ricordo quando venivano i partigiani, perché venivano a dormire nella nostra stalla, combinazione, non andavano da nessun altro, solo da noi. Al mattino mia mamma scendeva e li trovava nella stalla, partigiani e partigiane, cosa che a lei spiaceva un pochino, che ci fossero le partigiane assieme. Comunque a volte dava loro il latte, altre volte no, loro andavano via. Molte volte mio papà ci svegliavano di notte perché c'erano dei rastrellamenti da parte dei fascisti o tedeschi, per cui lui scendeva nella notte, li chiamava e loro scappavano. Una volta avevano dimenticato nella stalla il parabellum, per cui se fossero venuti i tedeschi avrebbero bruciato la casa, avrebbero ucciso noi. E anche le volte in cui non lasciavano i loro effetti, si sarebbero accorti ugualmente, perché c'era l'odore della brillantina, erano tutti impomatati, per cui avrebbero capito benissimo che noi li ospitavamo a dormire lì dentro. Quanti ne ospitavate più o meno? Dipende dalle volte, a volte ce n'erano di più, a volte di meno. Io ricordo benissimo i nomi dei due partigiani che sono stati uccisi tutti e due e torturati molto, 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 in maniera molto grave, Pizzo e Lampo. E poi c'erano delle partigiane qui di Pinerolo, ma ricordo solo più un nome, Hermes, le altre non ricordo i nomi. E quali azioni vi hanno visto, insomma, coinvolto? Quali sono stati i momenti in cui avete avuto proprio, voglio dire, tensione, paura di essere... Quando sentivamo gli spari vicini e loro erano ancora lì, quindi la nostra era una paura veramente, perché diciamo arrivano e loro sono ancora lì, perché prima che avessero raccolto il parabello, le giacche e poi scappati, ci volevano quei minuti e i tedeschi. Noi poi abbiamo avuto la fortuna di avere nelle vicinanze, lì vicino a noi, un mugnaio che teneva i piedi in due stanze, sia con i fascisti sia con i partigiani, per cui i fascisti da noi sono venuti una volta sola, solo fino all'inizio del cortile, e poi non sono mai venuti. Però tante volte abbiamo dovuto scappare anche noi, perché quando sparavano cadevano le granate in cortile, quindi non è che fossimo poi tanto tranquilli. La volta in cui sono stati uccisi due partigiani e uno è stato ferito nel rappresaglia che hanno fatto alla chiesa, alla Madonnina, lì sulla spia di qualcuno di Bagnolo, Novena con altri fascisti sono venuti, sono saliti sul campanile della chiesa, al mattino sono passate due camionette dei partigiani che andavano a prendere del grano giù nelle campagne verso Cavour, hanno fatto la rappresaglia, hanno ucciso due partigiani, uno è riuscito a scappare, e noi quando sentivamo i colpi ci riunivamo tutti su una piazzola lì vicino a casa nostra e stavamo chiacchierando, diciamo chissà se vengono su cosa fanno. È arrivato un partigiano, ci ha dato il chi va là, era ferito, e mia mamma e mia sorella l'hanno portato in cucina, l'hanno medicato, quindi anche lì non hanno riflettuto per niente, perché c'era il sangue per terra, l'odore di alcol, e poi l'hanno accompagnato su fin verso la segheria della casa Malingri. Lui quando è arrivato lì si è reso conto nella notte e ha proseguito la strada, dice io adesso so andare su al palazzo, ed era uno proprio ferito abbastanza, in maniera abbastanza grave. Quindi noi abbiamo aiutato i partigiani, anche se e li abbiamo ospitati, anche se noi all'inizio, prima di tutti questi
avvenimenti, fossimo contrari ai Tarum. Quindi quando sono arrivati da noi, li abbiamo ospitati come se fossero dei nostri. Davamo loro a volte più che altro colazione, perché quando arrivavano tardi, noi eravamo già a letto. E un'altra volta mio papà ha salvato due, perché hanno fatto anche delle, hanno sbagliato, un ragazzo di Bagnolo che si era arruolato con i partigiani, o qualcuno gli ha suggerito che due di Cavour erano delle spie, li ha portati su nella notte, e quando è arrivato ha chiamato mio papà è sceso, li ha fatti sbendare, ed erano due vecchietti di Cavour, ma proprio innocenti, dice, ma quelli lì non fanno niente, e loro li avrebbero portati su e li avrebbero uccisi, quindi ha salvato quei due vecchietti. Ma quindi voglio dire, la percezione della guerra partigiana, come veniva percepita? Ma quindi non è che fra di noi ci fosse un grande patriottismo o cosa, seguivano, aiutavano i partigiani perché avevano paura dei fascisti, ma non è che lo facessero con spirito patriottico, no, assolutamente no, nessuno, solo per la paura, perché un fascista che era di Bagnolo Novena era molto crudele, tant'è vero che ha fatto uccidere suo nipote, quindi e ha torturato, non so più se, Pizzo, ha torturato Pizzo, perché quando l'ha preso era su al palazzo e Pizzo gli ha dato uno schiaffo al tedesco, quindi lui l'ha malmenato, e poi quando prima di ucciderlo gli ha tolto gli occhi, quindi era veramente... Cosa ha portato la guerra? Da noi la guerra ha causato tanti disastri, tantissimi disastri, però nella nostra borgata ha fatto del bene, perché prima della guerra o agli inizi della guerra, quando non si aveva ancora paura dei fascisti, dei tedeschi, non c'era unione, uno era geloso dell'altro. E invece con la guerra eravamo tutti uniti, non siamo mai più stati uniti così. Quando c'erano dei rastrellamenti nella notte, uno andava a chiamare l'altro, ci trovavamo tutti lì sulla strada, assistevamo anche ai bombardamenti che avvenivano su Torino, salivamo sui tetti e vedevamo i bombardamenti di Torino. Quindi da quel lato ci ha resi uniti, però dall'altro lato abbiamo tribolato, perché abbiamo avuto anche noi paura. Non abbiamo avuto grandi difficoltà come per l'alimentazione, perché molte cose le avevamo in casa. Ci mancava lo zucchero, l'olio, zucchero, olio, le cose che ci mancavano di più. Diversamente anche il pane della tessera, noi la tessera la davamo a chi proprio non aveva, viveva solo di quelle pagnotte, perché ce lo facevamo in casa. Quindi no, come per l'alimentazione, per il vivere, non c'era... Mancavano i dolci, perché vicino a noi c'era una famiglia, il mugnaio, che teneva il piede in due staffe, ricevevano aiuti dei partigiani, vedevamo Silvana, la ragazza che era più o meno della mia età, con dei bei pezzi di cioccolato, parmigiano, tantissime cose avevano, cose che noi non sognavamo neanche, le guardavamo con invidia e non avevamo niente di tutto quello. E invece tuo fratello, chiamato... E mio fratello invece non si è arruolato con i partigiani, anche Gino, il vicino di casa, però quando ci arrivavano a fare i rastrellamenti dovevano fuggire anche loro, perché erano di leva, quindi l'avrebbero presi, e andavano a nascondersi nelle campagne. Una volta sono andati a nascondersi vicino a casa sotto un ponte, perché non facevano più in tempo ad andare su in montagna con gli altri. Secondo te perché non si è arruolato né da un lato né dall'altro? Cioè, come mai non... Ma perché lì da noi non c'era un grande patriottismo, per cui lui aiutava in casa e non andava su in montagna. C'era uno di Bagnolo che si era arruolato con i partigiani, ma quando su a Montoso
cercavano di allenarsi a sparare col parabellum, lui cercava dietro le pietre dove nascondere il parabellum in caso di fossero arrivati i tedeschi, quindi non è che si sentisse molto. Seguivano i partigiani, aiutavamo i partigiani solo perché avevamo paura dei fascisti. Diversamente non è che si sentisse. Da noi il conte, l'Eletta, Aimaro, la mamma, la zia, loro lo facevano, non erano comunisti, ma neanche i partigiani, quelli che venivano da noi nella stalla, non erano comunisti, tant'è vero che uno al mattino mia mamma lo vedeva mentre leggeva la Bibbia. Non erano comunisti, erano liberali, però hanno sempre aiutato i partigiani, li hanno sempre ospitati, nascosti, e i feriti venivano lì da loro. Uno di Pinerolo, all'asino Mario, che era stato ferito gravemente su Montoso dai fascisti, quando l'hanno portato giù al palazzo, un fascista voleva ucciderlo e dice: non ti lascio vivere. Mentre invece il tedesco ha chiamato il fascista di andar via e ha dato la mano a Mario, al partigiano, e non l'ha ucciso, gli ha dato addirittura la mano. Quindi erano più cattivi i fascisti che non i tedeschi. E sulla figura di Leletta cosa puoi dire? Leletta ha aiutato moltissimo i partigiani quando facevano i rastrellamenti, lei andava, bruciavano le case, hanno ucciso degli uomini lì, specialmente su verso il Villar, ne hanno uccisi parecchi, andava nelle famiglie ad aiutarli, curava, infatti questo all'asino l'hanno portato giù loro adesso non ricordo il nome del medico, a medicare, hanno rischiato molto, l'hanno nascosto in macchina e si è salvato proprio, dicevano che è proprio stato un caso che si sia salvato. E tu la conoscevi, conoscevi Leletta? Sì, la conoscevo molto bene, conoscevo anche la mamma, anche il papà, e quando la mamma ci incontrava per strada ci interrogava per vedere se noi parlavamo, se noi dicevamo qualcosa, che i partigiani erano da loro, cosa facevano. Però noi eravamo già ammaestrati da casa, per cui dicevamo niente.